15 ottobre 70 a.C. Nasce ad Andes, vicino Mantova, Publio Virgilio Marone, il più grande poeta della storia dell'Impero Romano. Dopo aver studiato come avvocato, Virgilio si dedica anima e corpo alla poesia. A Napoli trascorre quasi tutta la sua esistenza. Protetto e aiutato da Gaio, Cilnio, Mecenate, Virgilio, dopo aver scritto le bucoliche e le georgiche, pubblica l'Eneide, poema epico composto in 10 anni e suddiviso in 12 libri. L'opera è considerata dai contemporanei alla stregua di un'Iliade latina e diventa il libro sacro all'ideologia del regime di Augusto. Nella Divina Commedia di Dante Alighieri, Virgilio viene rappresentato come vate, maestro, profeta e guida di Dante attraverso i gironi dell'inferno e del purgatorio. Publio Virgilio Marone, il poeta che più di ogni altro ha rappresentato le possibilità di collaborazione tra arte e potere politico, nacque ad Andes, oggi Pietale, piccolo villaggio vicino Mantova, il 15 ottobre del 70 a.C. Figlio di un'operaia aggiornata che nei momenti liberi curava il podere, Virgilio trascorse l'infanzia nella libertà dei campi. La campagna mantovana, con le sue serene distese di terra fertile e coltivata, con le sue acque ridenti, con i suoi colori caldi d'estate e sfumati d'inverno, si impresse nell'animo del piccolo Virgilio come il momento degli anni felici della sua infanzia. Ti rimarranno i tuoi campi, grandi per te abbastanza, quantunque tutto sia pietre nude e i pascoli copra con giunchi fangosi il padule. Non insoliti prati le gravide madri attrarranno, non dai tristi contagi d'un gregge vicino avrà male. O fortunato vecchio, tra i fiumi che bene conosci, qua, e le sacre fontane godrai tu il fresco dell'ombra, qua, dal confine vicino, la siepe, così come suole, mentre che l'apide libla le succhiano ai salici il fiore, spesso, col lieve sussurro, ti farà scivolare nel sonno.